Io sono qua alla parte chiusa e in questo momento io mi trovo una cosa che ci rilassa un po'. Grande Mago puoi trovare su Facebook Maurizio il Mago. Se volete il vostro futuro, leggere le carte con la vostra sensibilità, posso cambiare tutto il mondo da qua e da là. Con la sua operazione di ogni mercoledì faccio pure l'oroscopo su una radio Salerno Argomento. Quindi al discorso del mago posso ragionare di una sensibilità, avere tanto. Adesso però avere una cosa che mai vista in Italia, signori e signori, il mio Pinocchio. Cosa dite questo Pinocchio? Pensate che è una cosa normale? Posso sbucciarlo? No. Posso tagliarlo? No. Che devo fare? Mangiare. Lo mangio. La sua bocca. Sono una persona sensitiva, che io lo mangerò tutto? E l'altro, e mi mangio il piccolo. E come è arrivato dopo quel Pinocchio dal primo al secondo? Pensate voi, è una cosa bella? No. Come faccio? Spaccarlo? No, mangiarlo? No. Fuori, Pinocchio, non c'è più. Quindi la mia possibilità di avere un grande il mago, faccio così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dita, signori. Invece erano 10 dita. Come fare il mago con 9 dita? Ora, attraverso il mago, farei una cosa. Il mago, che il mago veramente unisca un centesimo al minuto. Io scomparo al centesimo, lo scomparo, faccio così, poi faccio così e non c'è più. Perché il centesimo può avere così e poi c'è. Questa è una persona sensitiva, signori cari miei, perché quando è un sensitivo vuol dire che è capace di distinguere le vostre cose, la vostra mente, il vostro futuro. Avere un centesimo come Pinocchio. Cosa dite? Non è vero? Lo fate per me. Vi raccomando. Raccomando, su questo video apparirà su questa emittente. Grazie.